a tale quale con 5 giorni Michele Zarrillo. Mi pare che la U sia andata bene. Prendi il microfono. Guarda, c'è una parte che si alza in piedi. Grazie. Per te. Bene, bene, bene. Giorgio, voglio iniziare da te. Allora, Pieraccioni, cosa vuoi? Sembra davvero il Leonardo quello del ciclone. Sì, Pieraccioni del ciclone. È vero. Però, al netto di questo, hai cantato una canzone, intanto penso una delle più belle canzoni d'amore che possano essere state mai scritte. Noi poi, quando ci si lascia dalle donne, abbiamo una sorta di sadismo, no? Andiamo a sentire sempre le canzoni tipo Tanta voglia di lei, no? Si ascolta Cocciante Quando finisce un amore. Quando si arriva a 5 giorni che t'ho perso, siamo alla canna del gas. Cioè, su 5 giorni che t'ho perso. Va bene? Detto questo, io ho chiuso gli occhi, ti ho solo ascoltato, uguale, identico. Bravo. Loretta. Bellissimo lavoro, veramente. Grazie. Complimenti tanti, ho notato la deglutizione. E girarti, e girarti da una parte. E poi, vabbè, tutti i gruppetti, l'estensione è andata benissimo. La non era proprio quella, ma ti posso dire, non fa niente, sei stata bravissima. Una sola cosa, per me, oltre a Pieraccioni, somiglia, io non so se vi ricordate, Danilo Ciotti.
Sì. Discografico, guardate se non sembra Danilo Ciotti. No, è un o Harry Potter, non è... se li faccio. Vabbè, comunque è un discografico, autore, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Danilo Ciotti è un noto sex symbol della discografia. Vincenzo. Il mio primo producer. La differenza dal vivo e dallo schermo è, cioè, meglio sullo schermo il trucco, devo dire la verità. La voce mi è sembrata a tratti molto somigliante, non sempre, ma a tratti molto somigliante, e secondo me hai cantato benissimo, ed è vero che la canzone è stupenda. Antonella. E quando ami tanto tanto una canzone, per me questa è una delle canzoni più belle d'amore, concordo con quello che diceva Giorgio, è difficile poi, no? Ti aspetti sempre il massimo, ma tu l'hai fatta molto molto bene, non era facile, perché secondo me questa canzone da cantare è veramente veramente complicata, quindi bravo davvero. Molto bene, vai Filippo.